personalmente l'ho detto, tutti ironizzano Volta Gabbana, ma che cacchio state dicendo? Ma mettetevi nei miei panni. Allora io in questo senso vi voglio proporre di rimanere nel Partito Democratico, il contrario di quello che si aspettava qualcuno, non so perché. E rinviamo la questione a qualche settimana, perché adesso leggevo sulle agenzie che Renzi è pronto con la nuova legge elettorale, sarà il primo passo, benissimo. Quando avremo la legge elettorale la discussione la riapriamo, per quanto mi riguarda, non finisce qui. Il sì di Pippo Civati al governo Renzi arriva così, a malincuore e a tempo determinato. A Bologna, per consultare i ribelli del PD sul voto di fiducia e su un'ipotetica scissione a sinistra, raduna in Piazza Verdi un migliaio di elettori e in tanti si ritrovano costretti ad accettare controvoglia la decisione finale. Civati e i suoi voteranno per la fiducia e resteranno nel PD. Ma il governo non avrà vita facile, perché oltre all'opposizione esterna si vedrà costretto anche a fare i conti con quella interna. Perché tutti stanno facendo il contrario di quello che hanno giurato di voler fare. Però l'incoerente sarei io, perché mi sto ponendo il problema. Un mese fa ci avevano spiegato che in 3 settimane facevamo la legge elettorale. Io ero felicissimo, ero quasi renziano. E no, dicevo, mazza, questo è vero, ci porta a votare. Fighissima. No, non era vero. Gliela votavamo pure, gliel'abbiamo anche detto in direzione. Te la votiamo per fare ritornare al voto i cittadini. Ma è una legge elettorale che non va bene. Ogni volta che Renzi apre la bocca sulle riforme, muore un costituzionalista. Noi diciamo no alle larghe intese, noi vogliamo una legge elettorale subito e vogliamo che si torni al più presto a votare. Io voglio sentire qualcosa di sinistra. Dobbiamo essere minoranza, ma minoranza leale. Io forse in modo così di pancia voterei una sfiducia. Comunque Renzi è il segretario del nostro partito, bisogna almeno tentare di dargli la fiducia. Noi siamo partiti da qua e penso che dovremmo restare qua. Non manca un pensiero all'Ulivo di Romano Prodi, modello a cui Civati sogna nostalgicamente di tornare. Intanto però strizza l'occhio ai 5 Stelle. E c'è Beppe Grillo. Lì c'è una protesta che è una proposta politica ormai e che dai sondaggi, dalle rilevazioni che potete fare tutti voi, potrebbe anche vincere le elezioni a furia di fare esperimenti del dottor Frankenstein. No, noi, sto dicendo, perché siamo noi che li facciamo.